Mi sento troppo bene. Una lezio magistralis, la chiamano così. Una lezio magistralis dopo una sbornia magistralis. Anche se qui di magistralis ricordo solo il nome della birra che ho bevuto ieri. Se Dio esiste, ha la voce bionda, morbida e piena come quella della birra. Io racconto storie che hanno come protagonista la fisica quantistica, mi hanno chiamato la rockstar della fisica e mi piace molto questa definizione. Gabriella Grayson, fisica, scrittrice, attrice, divulgatrice scientifica, è stata definita la rockstar della fisica. Sul palco del teatro Pietro Aretino ha portato la prima del suo spettacolo Ogni cosa è collegata, tratto dall'omonimo libro. A lui interessava conoscere la fisica quantistica, allora io gliela spiegavo. Lui voleva mettere un piede nella scienza per dare valore alle sue teorie, quindi mi stava vicino, mi stava accanto. Va bene, ero d'accordo. Dopo 2 anni di incontri assidui siamo passati alle lettere. Questo incontro strepitoso che c'è stato il secolo scorso tra Wolfgang Pauli, tra i creatori della fisica quantistica, premio Nobel, e Jung, Carl Gustav Jung, il grande psicanalista. Sono diventati amici, tant'è che non lo pagava Pauli a Jung, perché in cambio Jung voleva sapere la fisica quantistica, quindi uno psicanalizzava l'altro, e l'altro gli spiegava la fisica quantistica. La loro unione, la loro commistione ha fatto sì che nascesse una base fondante per creare la grande teoria unificatrice che tiene insieme tutto: fisica quantistica, sincronicità, mente, amore e tutto il resto. Pauli però l'ha solo accennata e io l'ho conclusa, ho portato avanti il suo lavoro, nessuno l'aveva mai fatto, ci ho pensato io.